un compito facile, moderatore Enzo Puglia, il nostro presidente, che è qui e ci racconta di questa giornata al Conca Park, in questa sala meravigliosa, per una ristampa. E io so che Enzo Puglia verso le ristampe ha una certa remora, lui le vuole ripubblicare, ne vuole la conoscenza, ma sempre con un minimo di aggiornamento, è vero? Ricordo questo pensiero ormai da vecchio tempo. Adesso invece è una ristampa particolare. Sì, questa Professore, non si può ristampare con degli aggiornamenti, deve racconti. essere così, conservata nell'originale, c'è poco da aggiornare, è un'opera d'arte, non si può aggiornare. Quindi è un piccolo monumento il quale possiamo solo rispolverarlo. Assolutamente, dobbiamo essere grati ai protagonisti di questa operazione che si sono impegnati in un anno anche importante per Sant'Antonino, diciamo 1400 anni dal trapasso, è una data simbolica, insomma approssimativa, però la città per tradizione la rispetta e Quindi mi è un sembra vero e proprio ben copione teatrale. fatto. E che non possiamo accarezzare l'idea che potremmo vederlo in Messo teatro, in scena. messo in scena. È una cosa fattibile. Voi avete letto qualche Sì, cosa? no, è fattibilissimo, ci sono le didascalie, ci sono le note di regia, è fattibilissimo. Il linguaggio è tipico. Il linguaggio naturalmente è quello del 1926, è un altro mondo, diciamo così, sono ormai 100 anni fa. Però è fattibile, perché già è una piccola Teoricamente, benedizione che state dando a questo lavoro. non ha bisogno della mia benedizione. Mi sembra bello anche il connubio fra Sorrento e Campagna, soprattutto, sì. che bisognerebbe ogni tanto ricordare, rinnovare. Me ne parlano molto bene, io non ci sono mai stato. Qualcuno che c'è stato, me ne fa le lodi, insomma. Abbiamo in comune Sant'Antonino, ce lo dobbiamo tenere caro. Grazie, grazie di questo tempo che ci avete dedicato. Vi È sempre un seguiamo piacere. in questa idea e in questa conferenza, questa giornata, questa moderazione.